può valere, può non valere per la classifica, però è sempre bello concludere la stagione con una vittoria. No, era quello che ci eravamo detti con i ragazzi, onorare la maglia fino all'ultima giornata, fino all'ultimo secondo della partita, perché questo è il nostro lavoro e dobbiamo farlo sempre con grande impegno e con grande professionalità. Devo ringraziare i ragazzi perché sono stati eccezionali per tutta la stagione e oggi l'hanno dimostrato. Contento o contentissimo per questo campionato? Contentissimo perché da neopromossa abbiamo riportato finalmente il Fasano nella categoria, in una delle categorie che li compete, e contento perché avevo la possibilità di allenare un gruppo eccezionale e insieme abbiamo fatto un gran bel campionato. Il futuro di Giuseppe La Terza sarà identico al futuro del Fasano? Sarete ancora insieme? Ma adesso, come abbiamo fatto ogni anno, ne parleremo con molta tranquillità e vedremo un attimino cosa fare. Io posso che ringraziare tutta questa società perché mi dà sempre la possibilità di allenare e di lavorare in un certo modo. Questo sono contento, però non voglio neanche dare obbligo o accuse. Sicuramente se ne parlerà con molta tranquillità e vedremo qual è il miglior futuro per il Fasano e per me. È lecito in questo momento immaginare, a prescindere da chi ci sarà in panchina, un Fasano ambizioso per il prossimo campionato di Serie D, visto che comunque conosce molto bene la dirigenza? Sì, sì, ma questo è quello che vogliamo fare, che stiamo costruendo da tanto tempo. Sicuramente io sono contento se lo si farà insieme, però se non dovesse essere, sicuramente auguro al Fasano di fare sempre meglio, perché questa è una società, insieme all'associazione Fasano siamo noi, importante, che sta facendo cose belle. E Fasano è una piazza importante, blasonata, e deve e può tornare nel calcio professionistico.